Napoli e la musica hanno stretto da sempre il loro patto. E fu Napoli a infondere nella letteratura italiana un po' del riso di Giovanni Boccaccio, la melodiosa malinconia del Tasso. A Napoli, sul finir del Seicento, giungeva dalla Sicilia Alessandro Scarlatti, il maestro di Cristina di Svezia. Nella dinastia musicale degli Scarlatti, l'erede della gloria di Alessandro fu il figlio Domenico. Giovane, a Roma, maestro di cappella a San Pietro, duellò sulla tastiera con Handel. Maestro al cembalo all'Opera Italiana di Londra, professore delle principesse reali a Lisbona. Poi Napoli ancora e poi la Spagna, dove forse morì a metà del secolo. Gravicembalo si chiamava lo strumento perché funzionava come basso. Con Scarlatti mutò davvero registro. Leggiamo dal proemio degli esercizi. Non aspettarti, o dilettante o professor che tu sia, in questi componimenti il profondo intendimento, ma bensì lo scherzo ingegnoso dell'arte per addestrarti alla franchezza sul gravicembalo. Lasciò centinaia di sonate. La sua scrittura dà una nuova fisionomia, un'altra voce agli strumenti a tastiera. Inaugura i futuri trionfi del pianoforte, che adesso risuscita dalle ombre del tempo la perenne giovinezza di quelle note. Thank you.